dal primo versetto. E aggiungeremo Esodo 20, 13. Daniele capitolo 9. Dove è scritto? Nell'anno primo di Dario, figlio di Assuero, della stipe dei Medi, che fu costituito re sul regno del Caldei, nel primo anno del suo regno, io Daniele compresi dai libri il numero degli anni in cui, secondo la parola dell'Eterno indirizzata al profeta Geremia, si dovevano compiere le desolazioni di Gerusalemme, e cioè 70 anni. Volsi quindi la mia faccia verso il Signore Dio per cercarlo con preghiera e suppliche, col digiuno, con sacco e con la cenere. Così feci la mia preghiera e confessione all'Eterno, il mio Dio, e dissi: O Signore Dio, grande e tremendo, che conservi il tuo patto e la tua misericordia con quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Noi abbiamo peccato e abbiamo agito perversamente. Siamo stati malvagi e ci siamo ribellati, allontanandoci dai tuoi comandamenti e dai tuoi decreti. Non abbiamo ascoltato i profeti, tuoi servi, che hanno parlato nel tuo nome ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri e a tutto il popolo del paese. O Signore, a te appartiene la giustizia, ma a noi la confusione della fatta. Come avviene oggi stesso ai uomini di Giuda, agli abitanti di Gerusalemme e a tutto Israele, e a quelli vicini e a quelli lontani, in tutti i paesi in cui li hai schiacciati, a motivo della infedeltà che hanno commesso contro di te. O Signore, a noi la confusione della faccia, ai nostri re, ai nostri principi e ai nostri padri, perché abbiamo peccato contro di te. Prendiamo Esodo 20, versetto 13. Esodo 20, 13. Non ucciderai. Che Dio ti benedica. Accomodiamoci. Volevo leggere, prima di iniziare, qualcosa nelle sette epoche, che mi era venuto, che domenica non l'avevo trovato, ma ho pensato che possiamo iniziare di là questa mattina, dal pagina 309 fino a pagina 310. Il fratello Bruno disse qualcosa che voi noterete che in ogni caso un falso profeta è uno che si trova al di fuori della parola, proprio come vi abbiamo mostrato che anticristo vuole dire antiparola. Così questi falsi profeti vengono pervertendo la parola, dandole il significato che conviene ai loro propri figli diabolici. Avete mai notato come le persone che sviano altri le legano strettamente a se stessi tramite la paura? Essi dicono che se la gente non fa quello che loro dicono, oppure se se ne vanno, allora la sventura li inseguirà. Quello che dicevo domenica, non l'abbiamo potuto leggere. Se la gente non fa quello che loro dicono, oppure se essi se ne vanno, allora la sventura li inseguirà. Essi sono falsi profeti, poiché un vero profeta condurrà sempre la persona alla parola e legherà la gente a Gesù Cristo, ed egli non dirà mai al popolo di avere paura di lui o di ciò che gli disse, bensì
dirà di temere ciò che dice la parola. Dunque questo è il proposito di ogni servitore di Dio, portare la gente a Cristo. E abbiamo letto qui dove il fratello Branham disse che attraversando il paese ha visto che le persone non sono portate a Cristo, ma sono portate a un partito, o a una dogma, o a un credo, e Branham l'ha trovato molto pericoloso. Perché le persone devono essere portate a Cristo. Perché Branham dice: se voi arrivate a Cristo, la vostra vita deve cambiare automaticamente. E come l'ho detto qui, se le cose che la parola di Dio disse, se le persone non arrivano a Cristo, obbligatoriamente i loro peccati le raggiungeranno. Perché ci vuole la nuova nascita per poter camminare con Cristo. Quando noi veniamo a Cristo, dobbiamo nascere di nuovo, dobbiamo cambiare vita. E dicevo, leggevo qualcosa qui giovedì, che mi piacerebbe leggere di nuovo. E William Branham disse nell'opuscolo, disse: noi non forziamo le persone, ma vogliamo che presentiamo loro il modello della parola. E quando il modello della parola viene presentato, automaticamente, se c'è un seme di Dio, la persona si identifica a quel seme della parola, perché il modello deve essere presentato. William Branham dice: il modello è presentato davanti a voi, e il modello che abbiamo avuto in questa generazione è lui. Perché lui è lui che sa quello che Dio vuole. Ed è per questo che noi, per vivere correttamente, perché Paolo ha detto a Timoteo: mi devi imitare come io ho imitato Cristo. Dunque non ti è stato detto di imitare un pastore, di imitare qualcun altro, ma dobbiamo seguire Cristo. E William Branham disse: se la gente non fa quello che loro dicono, oppure se essi se ne vanno, allora la sventura li inseguirà. E abbiamo notato che in quei casi, quando voi avete la rivelazione, perché se voi avete, William Branham dice, se tu vai in un posto e che la rivelazione che tu hai comincia a salire più della rivelazione del pastore di quel posto, l'unica cosa che rimane c'è la porta. È vero che il pastore rimarrà, non devi fare con mai, è vero che il pastore rimarrà male, mi seguite? Sì, sì. Ma se io sono un vero predicatore, un vero servo di Dio, io non andrò a attaccare questo fratello. Perché facendo così lo sto uccidendo. Perché è suo diritto, è chiaro? È suo diritto, dice fratello Lano, che può uscire, che può andare, che può non fare quello che dice il predicatore. No, non portiamo le persone a legarci a noi, ma portiamo le persone a Cristo. Ed è quello che ha detto William Branham alla fine delle sette epoche della Chiesa. Dice: io non porto mai le persone a me stesso, ma le porto a Cristo. Perché William Branham sa che se un giorno lui non c'è, tu devi andare avanti. Se tu hai la roccia dei secoli dentro di te, tu andrai avanti e vincerai. Perché abbiamo visto Daniele qui, e questo ho letto Daniele 9 per legarlo a quello che stiamo dicendo nel mistero del tempo. Abbiamo visto Daniele a Babilonia. Daniele a Babilonia era rimasto solo, perché i suoi genitori non c'erano, i suoi fratelli non c'erano. È rimasto solo membro della sua famiglia, è andato in cattività a Gerusalemme. Quando è a Babilonia, quando è arrivato a Babilonia, William Branham disse che non aveva né chiesa, non aveva fratelli con chi cantare. Meno male ha trovato altri tre fratelli che erano nella sua stessa fossa. E quei tre fratelli si sono messi insieme e fanno quattro. E Daniele, leggendo i libri del profeta Geremia, ha notato che il tempo è vicino. E noi pure, leggendo gli opuscoli di William Branham, ci accorgiamo
che il tempo non c'è più. È chiaro? Leggendo gli opuscoli di William Marion Branham, ci siamo accorti che il tempo, perché Branham dice dopo il passaggio del settimo angelo, l'unica cosa che rimane è il caos. E ditemi dopo, fratello Branham, se c'è ancora qualcosa che deve succedere sulla terra. Solo il caos. Le guerre dappertutto. Amen. E non finiranno. Più andiamo avanti, più il caos aumenterà sulla terra, più la distruzione aumenterà non solo fuori ma anche nelle chiese. Perché abbiamo visto qui che ha detto che dopo 20 anni della fine della seconda guerra mondiale, gli spiriti che sono entrati in Hitler, che sono entrati in Mussolini, che sono entrati in Stalin, Eichmann, tutti quei spiriti hanno cambiato già. Hanno cambiato, prima avevano la giacca dell'esercito, ora hanno preso la giacca e cravatta, o sono diventati predicatori. E per fare che cosa? Per fare il massacro spirituale. Il massacro fisico è meglio del massacro spirituale. Perché il massacro spirituale significa la morte, la separazione eterna con Dio. Dunque sono entrati, ma William Branham disse che quando quelli hanno cambiato giacca, lo dice nella festa delle trombe, leggete gli opuscoli, non trascurate mai di leggere gli opuscoli, non trascurate mai di ascoltare i nastri, perché in essi avete la verità. E William Branham disse, dopo 20 anni, hanno cambiato vestito e sono entrati, sono diventati predicatori e hanno iniziato il massacro e hanno cominciato a distruggere. Ma Branham dice allo stesso momento il settimo sigillo è aperto, il settimo sigillo è Cristo stesso che viene. Allora tu e io possiamo vedere il nemico quando comincia a girare. Amen. Non è così? Perché se io ho l'occhio dell'aquila, io devo distinguere. Abbiamo studiato qui che c'era un angelo, un'aquila che volava, e abbiamo visto che quell'aquila ha detto guai, guai e guai nel libro di Apocalisse. E come abbiamo ricevuto il campione della rivelazione di questa generazione, ci ha detto che il primo guaio era la prima guerra mondiale, il secondo guaio era la terza guerra mondiale, è la seconda guerra mondiale, scusatemi, e il terzo guaio, l'ho chiesto a mio figlio Franchelli, l'ho detto, il terzo guaio che cos'è? Mi ha detto, è l'ultima guerra. Non ha detto la terza, perché se c'è una terza potrebbe essere una guerra, ma mi ha detto, è l'ultima guerra, perché è l'ultima guerra che porrà fine a ogni cosa. Amen. È la distruzione atomica. È l'ultima guerra che sarà fatta. Perché non c'è più niente che sarà dopo il passaggio del settimo angelo. E studiando queste cose, e man mano che andiamo avanti, vogliamo collocarlo nei tempi per vedere quanto è che tutte queste cose, secondo le profezie, devono avvenire sulla terra. E abbiamo capito, sempre prendendo questa immagine delle sette epoche della Chiesa, perché non possiamo uscire di là per parlare di quello che stiamo parlando, abbiamo capito che le sette epoche della Chiesa hanno avuto dal primo al quarto sigillo. E già che Giovanni fu rapito nella gloria, e quando Giovanni fu rapito, quando Giovanni è arrivato in gloria, ha visto il mistero del trono, e poi dopo ha visto che l'agnello si è alzato del trono e ha preso il libro della mano di colui che era seduto sul trono. E abbiamo visto che, e vediamo ora noi, se riusciamo a sapere, siamo arrivati tramite il profeta,
dal primo al quarto sigillo, perché l'anticristo ha iniziato la sua cavalcata nell'epoca dal primo sigillo fino al quarto sigillo. Quando arriviamo al quinto sigillo, abbiamo le anime che sono sotto l'altare. Al sesto sigillo abbiamo visto che la natura entra in un entra in un scontro completo. Il sesto sigillo, se lo leggiamo, vediamo che la natura è tutto frantumato, non c'è più niente. Il sole che diventa nero, la luna che cade, le stelle che cadono, dunque è un buio completo. E fratello Branham disse che quando noi arriviamo a Apocalisse capitolo 5, Apocalisse capitolo 5, sì. Dobbiamo poter mettere, perché se voi prendete Apocalisse capitolo 5, leggiamo Apocalisse capitolo 5. È scritto qui, dal primo versetto, lo seguite con me, che lo leggiamo insieme. Poi vidi nella mano destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con sette sigilli, e vidi un angelo potente che proclamava a gran voce chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i suoi sigilli. Ma nessuno, né nel cielo, né sulla terra, né sotto la terra poteva aprire il libro e guardarlo. E io piangevo forte, perché non era stato trovato nessuno degno di aprire, di leggere il libro e neppure di guardarlo. Allora uno degli anziani mi disse: non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e sciogliere i sette sigilli. Ora, quel passo scritturale che noi abbiamo letto, lo dobbiamo collocare anche nei sigilli. Dobbiamo posizionarlo nei sigilli. Sotto quale sigillo l'agnello si è alzato dal trono? Perché dobbiamo capire sotto quale sigillo l'agnello si è alzato dal trono. E per vedere quando è che sotto quale sigillo lui si è alzato e ha cominciato a aprire i sigilli. Se voi leggete l'opuscolo, le anime che sono in carcere, William Branham dice che l'agnello si è alzato dal trono del Padre per prendere il libro sotto il sesto sigillo. Tutti noi sappiamo che il sesto sigillo è il sigillo della tribolazione. Siete d'accordo? Perché il sesto sigillo è il sigillo della tribolazione. Il nostro messaggio è il messaggio dell'opera, è il linguaggio profetico. E noi dobbiamo predicarlo con un linguaggio profetico. Ascoltate quello che dice il fratello Branham qui, nelle sette epoche. Branham dice qualcosa qui. Pagina 15. Voi ricorderete che all'inizio di questo messaggio io ho menzionato che questo libro che noi stiamo studiando è l'attuale rivelazione di Gesù Cristo nella Chiesa e la sua opera nelle epoche future. Poi ho menzionato che deve essere lo Spirito Santo a darci la rivelazione, altrimenti noi mancheremo di afferrarlo. Portando insieme questi due pensieri, voi vedrete che non ci vorrà un semplice studio o una riflessione ordinaria per rendere reali questo libro. Ci vuole l'operazione dello Spirito Santo. Ciò vuole dire che questo libro non può essere rivelato a chiunque. Dunque il libro d'Apocalisse non è rivelato a chiunque. Disse:
Ciò vuole dire che questo libro non può essere rivelato a chiunque, ma solo a una speciale classe di persone. Amen. Dunque questo libro è rivelato a una classe speciale di persone. Amen. Non tutti. Tutti non capiranno mai il linguaggio di William Mario Brandt. Perché nella marmaglia che ha seguito Mosè, tutta la marmaglia che ha seguito Mosè non ha mai capito il linguaggio di Mosè tranne Giosuè e Caleb. Ma sono usciti in 2 milioni dalla terra promessa. Sì. Ma ci voleva la rivelazione di Cristo per far capire a Giosuè e a Caleb che non è un messaggio ordinario, ma è un messaggio potente. Amen. Quello di William Marion Brown. Ciò vuole dire che questo libro non può essere rivelato a chiunque, ma solo a una speciale classe di persone. Ci vorrà qualcuno con percezione profetica. Amen. Voi non potete capire un profeta se non avete anche voi una percezione profetica. Esso richiede l'abilità di sapere ascoltare Dio. Richiede l'abilità di sapere ascoltare Dio. Ciò richiede l'istruzione soprannaturale. E non semplicemente uno studente che compara versetto con versetto. Qua non è uno studio biblico, ma qua ci vuole la percezione spirituale. E ci siamo accorti che molti sono venuti con una percezione di chiesa, ma noi non vogliamo fare una chiesa, vogliamo delle persone che credono realmente con la percezione profetica e non semplicemente uno studente che compara versetto con versetto, sebbene ciò sia buono. Ma un mistero richiede l'insegnamento dello Spirito, altrimenti esso non diverrà mai chiaro. Dunque ci vuole la percezione spirituale per capire il linguaggio di fratello Branham. Quando l'agnello si alza dal trono e prende il libro nella mano destra di colui che è seduto sul trono, allora siamo sotto il sesto sigillo. O sappiamo che il sesto sigillo è il sigillo della tribolazione. O quando noi leggiamo il libro, quando l'agnello ha preso il libro e ha rotto i sigilli, se seguiamo l'agnello, abbiamo visto che l'agnello ha dato il libro a un uomo che si chiama William Mario Branham per rivelare i sigilli. Non è così? E quando Branham si mette a rivelare i sigilli, siamo sempre qui. E la sposa dov'è? È anche un mistero, ci vuole la percezione spirituale per capire tutte queste cose qua. Allora se noi abbiamo capito che i guai sono arrivati, ora noi dobbiamo collocare correttamente le cose nel tempo. E per questo che Daniele, quando Daniele era a Babilonia, Daniele ha cominciato a pregare. Daniele quando era andato a Babilonia si è portato con sé gli opuscoli del profeta Geremia e leggeva gli opuscoli, le leggeva, non è che se le ha messo là e le guardava, perché il segreto della tua salvezza sono negli opuscoli. Amen. Allora Daniele le leggeva, voleva scoprire quanto tempo lui ha da fare qui. Perché Daniele ha capito che tramite il profeta il suo passaggio a Babilonia non può essere eterno. Che un giorno deve ritornare a Gerusalemme. E il tuo passaggio qui è temporale. Un giorno devi ritornare nella Gerusalemme celeste. Ma come fai a ritornare? E Daniele quando è andato lì si è portato con sé gli opuscoli e le leggeva. E le leggeva, e le leggeva, e a un certo momento della sua vita ha capito che mancano 2 anni per la fine della schiavitù.
e devono ritornare a Gerusalemme. Allora Daniele si è messo a pregare. E quando Daniele si è messo a pregare, voleva ora conoscere il futuro del suo popolo. Ma Daniele non si è presentato subito per dire: Signore, dammi il futuro del mio popolo. Ma ha cominciato a confessare i suoi peccati e i peccati del suo popolo. E terza cosa, ha detto a Dio: noi non abbiamo ascoltato i tuoi profeti. E non ascoltare il profeta di Dio è il più grande peccato che esiste, perché il profeta è Dio stesso nella carne umana. E William Branham disse qualcosa qui, oggi voglio predicare più che insegnare. Branham dice qualcosa qui nell'opuscolo La statura di un uomo perfetto, perché se seguiamo Daniele a Babilonia, penso che tutti noi dobbiamo comportarci come Daniele. Perché Daniele aveva poca gente con sé, ma non ha mai perso la luce, non si è mai comportato male, non ha detto parolacce, anche se era solo in quel paese là, con i suoi amici. A un certo momento anche con i suoi amici sono rimasti divisi, perché lui è rimasto a Babilonia, alcuni sono diventati governatori di regione, ma hanno tenuto comunque la luce della parola nella loro vita. E il discorso che abbiamo oggi è che la gente non vuole cambiare vita, ma la gente deve cambiare vita. Non possiamo camminare tanti anni e avere sempre le stesse cose, perché le cose devono cambiare cammino facendo. Possiamo cominciare a camminare con un vestito sporco. William Branham dice: se voi prendete un uccello e un uomo, voi vedete che l'uomo nel suo ambito naturale, se voi ritornate 2000 anni fa, 3000 anni fa, 4000 anni fa, voi vedete che l'uomo è evoluto nel suo modo di abitare, di abitazione, di vestito. Sì, sì. Ha cambiato casa, ha detto ora lo facciamo con un mattone, certo. Ha detto ora no, ora dobbiamo mettere il riscaldamento, prima facevano la legna, no, ora dobbiamo mettere i termosifoni. Ora l'uomo ha cercato di sempre avere il meglio, certo. Perché l'uomo ha un'anima. Ma William Branham dice: se andate a prendere un uccello, l'uccello ha costruito il nido 2000 anni fa, 3000 anni fa, 4000 anni fa, e va avanti a costruire il nido. Amen. Non cambia. Ma l'uomo ha la capacità di cambiare. Amen. Vero, fratello Costantino? Sì, sì. L'uomo, a meno che quell'uomo sia un animale, una bestia. Amen. Perché sapete che ci sono dei uomini che sono bestie. Eh? Lo potete dire a me? Vogliamo predicare la parola di Dio. A meno che l'uomo sia una bestia in sé, allora non cambia. Perché se Dio ha creato un corpo naturale, vuol dire che c'è spiritualmente, c'è un uomo che è corpo. È chiaro? Se Dio ha creato un maiale che gli piace stare, William Branham dice: Noè ha portato il corpo nell'arca e la colomba, tutte e due sono rimasti nell'arca. Quando il diluvio è passato, Noè ha detto: ah, il fratello Corvo, con tutto il tempo che ha fatto nell'arca, sicuramente non gli piaceranno più la carne putrefatta. Magari arriva fuori e ti porterà come? Nelle buone notizie. Il fratello Corvo, malgrado che ha seguito la predicazione di Noè per tutto questo tempo, ha appena visto la carne putrefatta, si è buttato sopra. L'esperienza dell'arca non ha fatto. Perché era la sua natura prima. È chiaro? Ma quando hanno preso la colomba è uscita, ha portato le foglie di fico per dire a noi: ora possiamo uscire da là. Dunque la condizione è prima. Non possiamo andare avanti tanto, tanto, tanto tenendo sempre in vita le stesse.
William Branham dice: dopo la vita che io, Branham, ho vissuto davanti ai miei figli, perché penso che ho vissuto una vita corretta, penso, dice, dopo la vita che ho vissuto davanti ai miei figli, so che questa vita li influenzerà e non saranno come gli altri. Dunque vedete un po' come la vita di un genitore, come l'abbiamo detto giovedì, di quel padre ubriaco che ha bevuto il vino e camminava nella neve facendo così. La mattina quando si è svegliato ha visto quattro passi così. Ha chiesto alla moglie: ma ero da solo, come mai ne abbiamo quattro passi? Quello che facevi il tuo figlio pure lo faceva dentro a te. Ah, voi non sapete che quello che fate i vostri figli li guardano. William Branham dice: dipende dallo spirito che tu porti a casa tua. Se tu porti uno spirito malvagio, i figli prenderanno lo spirito malvagio. E ricordatevi, come lo dicevo ieri, che ogni padre è l'eroe di suo figlio. Voi sapete che i vostri figli li guardano? E vogliono fare come voi? Se tu sei un ubriacone, tuo figlio sarà sicuramente gomito. Non si più. Perché per ogni padre, per ogni figlio, il suo padre è più forte. William Branham disse: quando guardavo mio padre, il mio padre mi sembrava l'uomo più forte che esiste, che poteva portare da solo, e dicevo: oh, vedi, lui vedeva il suo padre. E dicevo: fratello padre, quando Juanito ti guarda, vuole vedere un papà modello, perché lui vuole essere come suo padre. E il papà è obbligato a essere come la parola, affinché quale influenza possa venire su suo figlio. Ogni padre è l'eroe di suo figlio. E una madre, Branham dice, le madri sono l'undicesimo comandamento. Una madre un giorno, il suo figlio era malato e che moriva, vedeva il buio, entrava nel buio profondo, e quella madre si è messa in ginocchio, ha pregato talmente Dio, ha detto: Signore, mandami Elia. Branham passava sopra Chicago, l'aereo, che cosa è successo? Sapete che Branham è Elia, lo vedete? Potete dire amen a questo? Elia, ok, Dio ha fatto scendere l'aereo. E Branham, la voce mi ha detto: esce dall'aeroporto. È uscito dall'aeroporto, gira a destra, gira a sinistra, gira a destra. E girava, girava, a un certo punto è arrivato che ha visto una signora che l'aspettava. La signora l'ha visto e ha detto: buongiorno pastore, ma come fai a conoscermi? E sapete che cosa ha risposto la signora? Ha detto: io conosco Dio. Ah, tu conosci Dio? Ha detto: quando ho pregato, sapevo che tu dovevi venire. E io sono uscito e ti aspettavo qua, perché Dio mi ha già fatto vedere che tu dovevi venire e sono venuto ad aspettarti. C'è mio figlio morente che non conosce Cristo, che lui possa conoscere Cristo prima di andare via. Questa è la preoccupazione di ogni genitore. Che mio figlio, non è che mio figlio diventa un grande uomo così, no. Branham dice: l'intelligenza è che quando voi conoscete Dio della vostra generazione, non è quando hai 20, 30, 40 di pagelle, no. Perché abbiamo conosciuto delle persone che hanno avuto grandi pagelle, sono oggi morti, sono nella sedia a rotelle e non le aiuta. Ma se tu hai la potenza di Dio, puoi passare quell'uomo nella sedia a rotelle. Perché Paolo e Pietro, quando sono arrivati nel Tempio di Gerusalemme, hanno visto un uomo solo.
Loro non avevano intelligenza di soldi, ma avevano qualcosa che quell'uomo non aveva. E conoscete Elvis Presley? Conoscete quell'uomo? Elvis Presley è un grande cantante. Il mondo lo conosce, canta bene. Lo conoscete? Sì. Conoscete Elvis Presley? Sì. È un grande cantante. Era un pentecostale. Quando balla si muove tutto il corpo. E gli hanno fatto la domanda: dove hai imparato tutti questi movimenti? Ha detto: l'ho imparato nella chiesa pentecostale. Cioè, sapete che era un uomo ricco? Sì. Bravi dice che Giuda ha preso solo 30 denari, ma lui è Giuda con milioni in tasca. Ma la sua anima dove? In impero. Quando è dispressis, sorella Alice, sorella Brenda, sorella Iona, Prisca, sorella Paola, sto parlando del mondo. Quando è dispressis, si è presentato a casa di sua madre con la sua macchina, bella, grande, come si come la carica, con la terra di fango di lavanzi, tutto dopo. Parafango tutto dopo. E ha chiamato sua madre: mamma, vieni a vedere la macchina, ho portato gli asseri. La mamma l'ha guardato e ha detto: Elvis, io non ti ho fatto crescere per diventare quello che sei diventato, io ti ho fatto crescere per diventare un figlio di Dio. Dunque vai via. È chiaro? Dunque la prima cosa che deve essere nei nostri cuori è che i figli che stanno crescendo devono avere la buona influenza. Amen. Perché se il genitore stesso è già falso, sicuramente il bambino sarà falso. Perché se i genitori di Daniele non avevano la giusta influenza su Daniele, a Babilonia Daniele si troverà la prima ragazza a rivederci la parola di Dio. Ma per 68 anni Daniele è rimasto fedele, leggendo gli opuscoli, per conoscere il tempo e l'ora di quello che sta facendo a Babilonia. E quello è molto importante per tutti noi. E vediamo veramente, dice: e gli espressi, la mamma non dice: mio figlio mi ha portato la macchina a cadere, oh Dio si è lodato per la macchina a cadere. La macchina cambia di Elvis Presley, dove è questo? Dove è Elvis Presley? La mamma ha avuto il cuore spezzato. E sorella Brenda, le mamme hanno anche il loro dolore. È così la parola di Dio. Ah, il bambino è lì. No, vuole cantare questo. Vuole fare questo, vuole fare questo. Il potere della mamma, il potere del padre, fa parte del cammino di Dio. Branham dice nell'opuscolo la statura di un uomo perfetto. Ora, nel costruire una casa, mettete i vostri montanti, eccetera. Il fratello Woods e alcuni di questi carpentieri e impresari qui potrebbero dirci come costruire la vostra casa. Se volete costruire la vostra casa naturale, andate a chiamare un muratore. Lui vi farà, come si chiama? Il piano, vi dirà il preventivo, quanto dovete spendere per andare per questa casa. Ma c'è un'altra casa che il muratore naturale non può fare in preventivo. Quella casa lì, se la vuoi costruire, devi andare dal vero architetto. Alleluia. E quell'architetto è William Marion Brown. Amen. Che tu lo vuoi o no, devi passare per quella via. Amen. Se tu non vuoi passare per quella via,
c'è qualcosa nella tua vita che non va. Perché Corè e Datan hanno seguito Mosè, ma a un certo momento hanno voluto fare di testa loro. E quando tu cominci a pensare con la tua testa, sicuramente tu entri automaticamente in inferno. Prima di leggere qui, voglio leggere qualcosa nel Settempo. Settempo, che è pagina 338. Perché ci sono tante cose. Pagina 338. Il fratello Brano dice qualcosa che il fratello sta dicendo, parte nel mistero soltanto. Aveva la tua età, Daniele, quando è andata a Babilonia, è stato un grande vinto. E tutti i fratelli possono vincere. Amen. E il mio Brano disse che è possibile oggi non peccare. Tu puoi vivere oggi senza peccare. Amen. Detto fratello Brano. Se l'hai detto il messaggero di Dio, vuol dire che è possibile. Amen. William Branham disse, pagina 338, a chi vince concederò di sedere con me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono posto a sedere con il Padre mio sul suo trono. Ora, cos'è che noi dobbiamo vincere? Questa è una spontanea domanda che qui ci si pone. Però questo non è il vero pensiero di questo verso, poiché non è tanto cosa noi dobbiamo vincere, quanto come dobbiamo vincere. Ora, questo è l'ultimo, poiché che importa sapere cosa dobbiamo vincere, fin tanto che non sappiamo come possiamo vincere. Perché dobbiamo vincere. Ok. Un breve sguardo a queste scritture, le quali indicano il Signore Gesù quale vincitore, ci porterà fuori la verità su questa domanda. In Matteo 4, ove Gesù viene tentato dal diavolo, egli vinse la tentazione personale di Satana tramite la parola, e solo tramite la parola. In ciascuno delle tre maggiori tentazioni, le quali corrispondevano esattamente alla tentazione del giardino dell'Eden. Ora vediamo un po' come la prima tentazione, che cos'è, fratello Brando? La concupiscenza della carne. Questa è la prima. Dunque il desiderio della carne. Questa è la prima domanda. La prima. E Gesù l'ha vinta. La concupiscenza degli occhi. Gli occhi ti presentano tutto bello. Questo Gesù l'ha vinto, ma Eva no. E la testa, lo sfasso della vita. Gesù vinse per mezzo della parola. William Branham disse che quando voi leggete nella Bibbia, quando tu leggi nella Bibbia che Gesù Satana l'ha portato su una montagna alta e gli ha detto Santa, non è che lì c'era una montagna alta dove Gesù Satana l'ha portato e l'ha messo sopra, no. Fratello Branham dice no, non è che l'ha portato su una montagna alta, non è che c'era qualcuno accanto a lui che gli parlava, ma tutto questo succedeva, è un pensiero che Satana, perché sapete che Satana è uno spirito, parlava dentro Gesù. E quella montagna, sapete come l'ha identificato fratello Brano? Volete conoscere quella montagna? Brano dice la montagna di cui si parla. Ah, gloria a Dio per questo profeta. Amen. Dice, quella montagna si è indicata. Io. Sapete che è una montagna grossa? Io. Tu metti i tuoi interessi prima della parola di Dio. Io sono qualcuno, io sono così. Ha detto a Gesù, vedi, se tu salti, tutti ti guarderanno, tu sei qualcuno di grande. Gesù ha detto, non guarda, io non conto. Quello che conta è il Padre che è dentro di me. Amen.
Quella montagna non è una montagna naturale, è la più grande montagna che tu devi cominciare a vincere, è Dio. Ah. Tu devi cominciare a vincere la tua stessa persona. Devi cominciare a distruggere te stesso. Perché William Branham dice il primo nemico che ho sono io stesso. O la persona che deve avere la preeminenza è Cristo, la parola. Amen. Se questo viene di meno, allora tu diventi anticristo. Corretto. Amen. Ascoltate, fratello Branham, prima di andare avanti. Nell'opuscolo matrimonio e te divorzio. Branham disse qui. È bello questo che mi piace. Dal paragrafo 74, potete leggerlo da su per paragrafo, poi io leggo dal paragrafo 74. Branham dice questo. Ora, fratello Meno, mi state ascoltando? Perché anche per voi giovani ragazzi che non siete sposati, perché Daniele quando era lì non era ancora sposato, ma ha vinto. Perché se andava in discoteca e andava a fare gli ebrei fuori, non poteva dire alla guardia del re, di al re di aspettare 3 giorni, io gli porterò la risposta. Certo. Perché sapeva di essere corretto. Amen. Sapeva che la sua vita era in ordine. Sì, sapeva che ogni cosa era a posto. Sì. Non è come noi oggi ci dicono che un fratello ha un problema subito, che cosa facciamo, Signore? Fate i nostri peccati prima, peccato. No, non va bene. Tu devi essere una colomba all'olio, devi svolgere ogni momento. Amen. Gloria a Dio. Amen. Branham dice, ora, quando vado oltre oceano, per farlo correttamente, la mia piccola famiglia si riunisce intorno e preghiamo l'uno con l'altro. E io le affido a Dio. Voi pensate che il fratello Branham non gli avrà il numero delle ragazze nel suo telefonino? Che... Ma tutte queste cose qua non vanno bene, se tu hai lasciato il mondo, lascia le ragazze del mondo e guarda solo tua moglie. Se tu sei sposato, se tu non sei sposato, guarda la parola. Amen. Perché se Daniele ha vinto, vuole dire che tu puoi vincere. O non è così? Se una qualcuno ha vinto una volta, vuole dire che la capacità di vincere c'è. Disse fratello Branham, quando vado oltre oceano, per farlo correttamente, la mia piccola famiglia si riunisce intorno e preghiamo l'un con l'altro. E io le affido a Dio e loro affidano me a Dio. E quando lo facciamo, andiamo oltre mare, vado oltre oceano. Ora io so che lei mi ama, sta parlando di sua moglie. Io so che lei mi ama, lei è messo per me. Ho fiducia in lei e io l'amo, lei ha fiducia in me. Fin tanto che l'amo così, lei non ha nessuna preoccupazione che mi porti qualche altra donna a spasso. Branham dice, finché io amo mia moglie così, mia moglie ha fiducia in me, sa che io quando esco non porterò mai nessuna donna a spasso. Non guarderò nessuna altra donna. Non farò la cosa a nessuna donna. Non scriverò parole di pesantina a qualche altra donna. Dovete stare attenti a quello che scrivete. Perché tu dai il tuo voto a una ragazza che non è cristiana, stai attento. Se tu vai là di me, sai che ti amo, se l'hai amato, lo devi portare fino alla fine della tua vita, non lo sai. Stai attento a quello che stai scrivendo. Perché ormai conoscete la parola. State attento a quello che scrivete nei messaggini e mandate a qualcuno, perché quei messaggini vi raggiungeranno un giorno. Lo credete? Perché tutto quello che facciamo nel buio si raggiungono al momento arrivato. Non c'è modo di scappare, fratelli, non scappate.
prima o poi ti raggiungo. E per questo che William Branham dice: state attento dove mettete i piedi, l'ha detto il vostro profeta. State attento in che cosa mettete la bocca, state attento a quello che scrivete. Oggi con i telefonini è più facile mandare messaggi. Non sai che cosa stai scrivendo, ti raggiungerà dopo. Soprattutto quando le mandate alle piccole ragazze in Dio, vi raggiungerà dopo. E vi vedono che uscite la domenica per dire siamo andati a adorare Dio. Ipocriti. Disse: ora io so che lei mi ama, ho fiducia in lei e io l'amo. Lei ha fiducia in me. Fin tanto che l'amo così, lei non ha nessuna preoccupazione che mi porti qualche altra donna a spasso. Fin tanto che lei mi ama onestamente, beh, non c'è bisogno che io pensi di qualche altro uomo che esce con lei, perché è mia moglie e io il credo. Deve essere così. La fiducia reciproca. Non c'è legge, è l'amore che funziona. Amen. E William Branham va avanti. Ora questo è il punto forte della dottrina di fratello Branham. Credo che se realmente facessi qualcosa di errato, facessi un errore e uscissi con qualche donna e ritornassi a confessarglielo e le dicessi: Meda, non intendevo farlo, sono stato preso in una trappola, questa donna è corsa proprio direttamente da me e mi ha afferrato per il braccio e ha cominciato così e colà, credo che lei capirebbe, credo che mi perdonerebbe. Lo dice il fratello Branham. Credo che Meda mi perdonerebbe se lo facesse, ma non lo farei per niente, perché l'amo. Amen. Questo l'avete capito? Amen. La ragazza può dire, lo sai come sei, ma come io amo mia moglie, dico, ah no, io non prendo caffè con un'altra donna, prendo con mia moglie. Arrivederci. Amen. Non bisogna di aprire la porta al nemico. Amen. Amen. Perché Eva ha aperto la porta un tantino, eccoci qua. Sì. Non è questo? E se tu esci di qui in mezzo a noi, perché noi ti amiamo, se qualcosa ti capita, avremo delle ferite nel nostro cuore. Branham dice: ma non lo farei per niente, perché l'amo. Se bene mi perdonerebbe, non lo farei. Ora è diventato facile per i fratelli oggi. Appena fanno qualcosa così nella moglie. Lo sai, l'altra volta guardavo una ragazza nuda così che mi perdono. Allora questo non è più sincero. Per quel voto perdono. Dico. Ma devi cambiare. Non puoi farlo oggi e non puoi diventare come la come si chiama la cosa cattolica? Il rosario cattolico che leggono sempre, rosario. Che non finisce mai questo rosario, che il prete tiene qua e gira sempre così. Non va bene. Branham dice: non lo farei perché io lo amo. C'è un fratello che ha detto un giorno: se una donna perdona così facilmente a suo marito l'adulterio, vuole dire che non ama manco suo marito. Ah, non lo sapete. Lo sai, ho commesso adulterio, moglie perdona, e poi tu dici sì, va bene, va bene. No, non va bene. No, non va bene, sorella Giovanna. Non va bene. È troppo facile. Provate con Dio a fare qualcosa di sbagliato, vi trovate subito in inferno. E prima di risalire sapete quanto tempo passa. Avete già fatto l'esperienza di cadere nella fogna? Lo senti nella tua anima che qualcosa non va. Per tanto tempo Davide ha detto: Signore, quando ha ucciso Uria è rimasto lì per tanti giorni. Ora diventa facile, lo faccio. Mi devi perdonare. Mi devi perdonare. Che cosa ti devi perdonare? Se lo fai ogni giorno diventa un'abitudine della tua vita.
ma non lo farei per niente perché l'ami. Sebbene mi perdonerebbe, non lo farei per nulla. Anche se so che mi perdonerebbe, non voglio ferirlo. Non è questo l'amore? Non voglio ferire la mia moglie. No, non voglio ferire mio marito. E Daniele a Babilonia ha vinto questo spirito. È uno spirito e bisogna vincere. Ebreo disse nelle sette epoche. Ha vinto la concupiscenza. La concupiscenza degli occhi e lo sfasso della vita. Gesù vinse per mezzo della parola. Gesù è stato chiaro, ha detto nella Bibbia: se il tuo piede destro è un problema perché taglia, nel regno di Dio il piede destro non l'avrai. Oggi i computer hanno capito che il computer l'abbiamo solo a casa, se torniamo a casa lo usiamo a casa, non è così? Ma oggi che cosa ha fatto Satana? Ha detto che le vostre qui dappertutto. Ti ha dato il telefonino. Con touch screen. Amen, alleluia. Possiamo registrare il messaggio sopra, la ascoltiamo. Gloria a Dio. Poi subito dopo che cosa ha fatto Satana? Promozione Wind. Team, Vodafone. 2 giga. 1000 minuti. 1000 messaggi. 2 giga per fare che cosa? Per inserire WhatsApp e andare su Facebook, per fare che cosa? Per fare delle poche. Amen. Corretto. Corretto. Amen. Che cosa ti servono queste 2 giga? È vero, corretto. Se l'aveva fatto per un 2 giga, che cosa lo userà a fare? Corretto. Lo userà per cercare anche il dono, per scrivere parole che non fanno a delle ragazze. Corretto, amen. Questo corretto è quello che dobbiamo vedere. Sante parole, alleluia, corretto. È questo che dobbiamo vedere. E ci sono dei fratelli, scusatemi che devo predicare, che passano più tempo su Facebook che a leggere un opuscolo. Vero, corretto, amen. È vero. Ci sono fratelli che sono sempre su Facebook. Che cosa deve scrivere su Facebook? Corretto. La prima cosa da fare è di leggere la parola. Più grande vergogna. Ci sono dei fratelli qui
tu ti siedi per parlare con loro della parola, non sanno dove portarti, ma non ve seguono. Perché? Perché non la leggono. Ci vuole la percezione profetica. Ma la percezione profetica dove? Voi sapete perché Dio ha mandato William a Rembrandt? Per fare una chiesa? No, io non la credo così. No. Perché Dio ha mandato fratello Branham? Tu lo sai da quando tu sei questo messaggio. L'hai già cercato per vedere perché. Ah, meno male c'è qualcuno che l'ha capito. Tu mio sbono ha detto, ora che Dio ha tolto il suo profeta, che cosa fare? Ha detto la prima volta che ho incontrato William Branham, sapete che cosa ha detto? Ho visto Gesù nella carne dell'uomo di Kentucky. Ah, lui l'ha capito. Ma tu non lo puoi capire. Un giorno fratello Branham ha visto una sorella che lavava i panni la domenica. Una sorella, come non sei andato in chiesa? Ah, io non sono legalista. Guarda un braccio, pensavo che tu sei una cristiana. Amen. Perché una cristiana di domenica non va da nessuna parte. Amen. Cerca prima il regno di Dio. Amen. Non perché questo luogo ti salva. Amen. Ma la salvezza che tu hai nel tuo cuore ti porta a radunarsi con i tuoi fratelli per condividere la parola, la gioia e i cantici con loro. Potete dire a me la cosa? Amen. Non è che diamo la salvezza qua, ma la salvezza che tu hai nella tua anima ti porta, ti spinge a volere a stare insieme. Amen. Ai fratelli e alle sorelle per ascoltare la parola di Dio. Ma oggi tu ti hai dato così, non devi essere così. Vogliamo i misteri. Prima i misteri devi cominciare a vincere la tua stessa persona. Perché Gesù l'ha vinto e ti ha lasciato la via per farlo. Ascoltate, fratello bravo. Gesù vinse per mezzo della parola e da cade alla tentazione personale di Satana, perché venne meno nell'usare la parola. Adamo cade per la diretta disobbedienza alla parola, però Gesù vinse per mezzo della parola. E lasciatemi dire che proprio questo è l'unico modo per essere un vincitore. Non c'è un altro modo, fratello. Tu conosci la verità. Tu conosci la verità. Tu sai quello che devi fare. Se non lo fai, è colpa tua. Tu sai che non te lo rubare, ma tu vai a rubare lo stesso. Vuole dire che la colpa non è più di Dio, è la tua coscienza che è morta. William Branham dice sì, che ci sono delle persone, tu le parli, ti guardano così, e dice non mi sposta manco la coscienza. Branham dice come fatti? Come fa la parola a farti qualcosa alla coscienza se non ce l'hai più? Sì, sì. Se la tua coscienza non è toccata, vuole dire che non ce l'hai più la coscienza. È morta. E non c'ha più vita, sei diventato l'inferno. E Branham dice, Gesù vinse per mezzo della parola, e lasciatemi dire che proprio ora questo è l'unico modo per essere un vincitore, ed è pure il solo modo con quale tu puoi sapere se stai vincendo, perché quella parola non può fallire. Ora notate ancora come Gesù vinse i sistemi del mondo religioso. Siamo chiamati a vincere. E William Branham disse, ho messo il mio foglio che voglio leggere un po', fratello Branham dice qualcosa qui sempre nelle sette epoche. Nel pagina 23 e cantava in Apocalisse 15 versetto 3 è detto e cantava il cantico di Mosè servo di Dio e il cantico dell'agnello dicendo
Grandi e meravigliose sono le tue opere. O Signore, Dio onnipotente, giuste e veraci sono le tue vie, o Re delle nazioni. La versione King James riporta al Re dei Santi. Lo vedete, l'agnello, il sommo sacerdote, che al trono della grazia offre il suo sangue quale un'espiazione per i nostri peccati. È il Signore il Dio onnipotente. Questo è il suo attuale ufficio. Questo è ciò che egli sta facendo ora, intercedendo con il suo sangue per i nostri peccati. Però un giorno quell'agnello diventerà il leone della tribù di Giuda. Egli si farà avanti con potenza e gloria e prenderà la sua autorità per regnare quale re. Egli è il futuro re di questa terra. Naturalmente, ciò non vuole dire che egli sta, che egli ora non sia re, poiché egli è il nostro re, il re dei santi. Proprio ora, esso è un regno spirituale. Esso non è del sistema di questo mondo, come anche noi non siamo di questo mondo. Questa è la ragione per cui noi agiamo diversamente dal mondo. La nostra cittadinanza è nel cielo. Noi riflettiamo lo spirito. Noi riflettiamo lo spirito del mondo della nostra nuova nascita, nel quale Gesù è il re. Ecco perché le nostre donne non portano abiti maschili, né si tagliano i capelli, né usano tutti quei cosmetici e altre cose che al mondo piacciono così tanto. Ecco perché i nostri uomini non bevono, non fumano, non commettono peccato. Il nostro dominio è il dominio sul peccato. Amen. Amen. Che cosa ha detto fratello? Dobbiamo dominare che cosa? Peccato. È possibile? Amen. Si può dominare il peccato? Amen. Lo possiamo? Amen. Si possono dominare il peccato allora? Perché Gesù ha detto nella Bibbia: siete perfetti come il vostro Padre Celeste è perfetto. E Branham dice: se lui l'ha detto, vuole dire che c'è l'elemento chimico sulla terra per poter farlo. Amen. Perché se l'uomo ha scoperto la macchina, vuole dire che c'è a disposizione la risorsa chimica sulla terra per fare una macchina. Certo, amen. Se possiamo dominare il peccato è scritto nella parola, vuole dire che abbiamo la risorsa spirituale per vincere il peccato. Amen. Amen. Oh, mi piace questo quando lo leggo. Il nostro dominio è il dominio sul peccato. Questo libro è molto ricco. Amen. Ma questo libro è molto ricco. Amen. Sapete che l'ha scritto fratello Branham stesso, l'ha fatto correggere. Amen. È molto ricco. Dovete leggere. Il nostro dominio è il dominio sul peccato. E questo grazie alla potenza che è nello Spirito di Cristo che dimora in noi. Lo Spirito di Cristo che dimora in noi deve dominare il peccato. Dovete dominare il peccato, fratelli, ed è possibile. Giuseppe si è trovato davanti a una donna bella che si è aperta, Branham dice, un uomo che sta la testa apposta non abuserà di una ragazza debole. Lo sapete? Anche se la donna si offre a te, tu hai tanta capacità in te per non andare con lei. Certamente. Perché se lo fai, vuole dire che dentro di te c'è lo spirito dell'inferno. Giuseppe si è trovato di fronte a una donna bella, ha detto vieni con me, ma Giuseppe ha detto no. Non è che ha cominciato a pregare, Signore, liberami di questo spirito, fammi così, ha detto, è scappato. Là la preghiera non serve, devi prendere i tuoi piedi e andare via. Andiamo a prendere il caffè insieme, non si prende il caffè. Io da quando mi sono sposato non vado a prendere il caffè con un'altra donna. Non esiste. Perché il nemico inizia così. Il nemico inizia così. Branham dice: non lo farei perché io la amo. Non voglio ferirla. Non vogliamo ferire
qui est notre mari. Amen. Noi dobbiamo obbedire alla parola. Non dobbiamo uscire. Perché il tuo comportamento uscire dei fratelli e delle sorelle. E tu porta il nome di Cristo in vano. Amen. E non dobbiamo portare il nome di Cristo in vano. Perché è scritto nella parola. Tu non devi invocare il nome del tuo Dio in vano. E il nostro nome è Gesù Cristo. E noi diciamo che portiamo Gesù Cristo. Prendi te quel nome di Gesù, non è quello che cantiamo. Ma che cosa facciamo con questo nome? Il nostro comportamento fuori fa sì che la gente ritiene, guarda, qualcuno ha detto, William Branham ha detto che ha predicato falsa dottrina, ma con le donne e con i soldi è stato corretto. Che la sua vita è corretta. Tu come la tua vita? La gente può rendere testimonianza di te. Conosciamo il messaggio di loro, comincia a vincere questa montagna qua. Comincia a vincere questa montagna. Perché finché non la vinci questa montagna, tu cadrai sempre nella stessa cosa. Tu devi considerare che da oggi in poi tu non vivi più per te. Perché è scritto nella Bibbia, Paolo ha scritto nel libro degli Ebrei, e lo voglio leggere qui nel profeta perché l'ha messo qui. Paolo dice, ha detto qualcosa nella Bibbia. Disse, nella sua stessa vita personale, pagina 339, lottando con se stesso. Dunque Gesù Cristo ha lottato contro se stesso. Perché il fratello Branham dice, Gesù la battaglia l'ha vinto dove? Nel giardino di Getsemani. Perché era lì, Satana si è presentato davanti a lui e ha detto tu vuoi andare alla croce, ma non vedi tutte quelle ragazze che ti amano, tu puoi avere una famiglia. Satana era venuto nel giardino, era il momento più difficile della vita di Gesù, ma ha detto padre che non sia la mia volontà ma la tua. Amen. Ma oggi noi vogliamo solo fare la nostra volontà, il nostro piacere. Io voglio farlo per piacere a me stesso. Tu non devi piacere a te stesso. Amen. No. Non vogliamo la persona che vuole piacere a se stesso. No, no, no. Gesù, nella sua stessa vita personale, lottando con se stesso, egli visse tramite l'obbedienza alla parola di Dio. In Ebreo 5, 7, 9 è detto, nei giorni della sua carne, con grandi grida e lacrime, e gli offrì preghiere e supplicazione a colui che lo poteva salvare dalla morte e fu esaudito a motivo del suo timore di Dio. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì e reso perfetto divenne autore di salvezza eterna per tutti coloro che gli ubbidiscono. A cosa fu egli obbediente? Alla parola. Se tu non puoi obbedire alla parola, non puoi fare niente. Daniele si è portato con il suo gusto e le leggeva. Non si è portato Facebook in giro. Ve lo dico con tutto il mio cuore. Daniele non si è portato perché su Facebook non c'è niente di buono che scrive. Lo dico con tutto il mio cuore. Non c'è niente di buono che scrive. Si porta un dietro Facebook a lunghezza di giornata. Combattiamo. Perché cosa? Se vuoi combattere, leggi la Bibbia, leggi la parola, vai a fare l'evangelizzazione. E questo è combattere contro Satana. Vai a fare l'evangelizzazione. O prega, dice Signore, credo che Marco 16 è ancora valido. E quando tu esci, tu vedi il primo sopo, tu fai come Pietro. Oh, il tempo di Facebook, tu lo passi in preghiera. Tu esci, vedrai che Dio farà grande opere nella tua vita. Amen. Il tempo di Facebook lo puoi riscattare, fratello. Perché non c'è niente di vero dentro. Dio guarisce ancora gli ammalati.
Dove sono i fratelli e sorelle che pregano ancora per i malati? Tutti sono diventati morti, telefonino in mano, o vedi qualsiasi persona. E male al popolo, male di qua, male di qua, è una malattia. L'hanno fatto una ricerca, l'ho detto nel giornale, che tutti i ragazzi hanno un problema di corpo, perché sono sempre così. L'hanno fatto una ricerca. E per i figli di Dio. E se tu perdi il tuo tempo su questa cosa, tu hai male di cuore, tu dici, Signore! Signore dice no. Sì, come l'aveva passato per la mia gloria, ci penserò a te. Amen. Stiamo predicando la parola di Dio. Amen. Dovete vivere ogni giorno per la parola. Amen. E dimenticate Facebook. Prendete il tempo di Gesù, pregate, fate un'opera. Dite, Dio guarisce ancora i malati, ma tu sei ancora valido oggi. Che Dio vi benedica.